Ciao a tutti, oggi vediamo come si crea una composizione. Innanzitutto, cos'è la composizione? La composizione è l'elemento essenziale per lavorare all'interno di After Effects. È lo spazio all'interno del quale si assembla il materiale importato e dove si creano le animazioni, che vedremo più tardi. Ora, ci sono almeno un paio di modi per creare una composizione nuova. Uno è passare attraverso il menu Composition e scegliere la voce New Composition, oppure cliccare qui in basso nella finestra del progetto l'icona delle composizioni. Qui usiamo il primo metodo, quindi menu Composition, New Composition, e si apre questa finestra. Ecco, in questa finestra bisogna impostare i settings della composizione. Ora, la cosa più importante innanzitutto è dargli un nome. E siccome in un progetto di After Effects si possono creare quante composizioni si vogliono, è importante dare ad ognuna un nome coerente, cioè solitamente gli si dà il nome di quello che succede all'interno di quella composizione. Ora, questa prima composizione la nominiamo semplicemente creazione composizione. Ora vediamo i parametri fondamentali che sono la larghezza, l'altezza, i fotogrammi al secondo e anche la dimensione dei pixel qua dentro. Noi possiamo mettere qualsiasi valore per dare la dimensione alla composizione, sia la larghezza sia l'altezza. Molto spesso si usano delle impostazioni predefinite e queste le si trovano in questo menu preset. Ne abbiamo parecchie. Facciamo una prova, per esempio. Se seleziono questo preset, la larghezza è 1050 pixel, l'altezza 576, i pixel sono quadrati e i fotogrammi al secondo sono 25. Se invece scegliessi NTSC widescreen, questo qui per esempio, la larghezza sarebbe 720, altezza 486, i pixel non sarebbero quadrati, avrebbero dimensione diversa, e i fotogrammi al secondo 29,97. Insomma, queste informazioni o le do io manualmente o scelgo una di queste preimpostazioni. Per oggi scegliamo quella che ormai è diventata lo standard delle trasmissioni mondiali, che è l'HDTV 1080, 25 in Europa e 29,97 in America e in altre parti del mondo. Quindi adesso scegliamo l'HDTV 1080-25, il che significa 1920 pixel in larghezza, 1080 in altezza, con pixel quadrati e 25 fotogrammi al secondo. Ok, questa prima parte l'abbiamo definita. La parte in basso invece ha a che fare uno con la risoluzione della composizione. Non è importante decidere qui qual è la risoluzione, tanto la risoluzione finale durante l'esportazione sarà comunque full piena. Anche se noi scegliessimo una risoluzione più bassa qua, è possibile comunque cambiarla quando si vuole direttamente mentre si lavora. È invece importante, fondamentale, stabilire che durata ha di tempo la composizione. In questo caso è stabilito che dura 10 secondi. Perché? Perché il primo zero rappresenta le ore. La seconda coppia di zeri rappresenta i minuti, la terza coppia i secondi e l'ultima coppia i fotogrammi al secondo. Quindi, impostando la durata in questo modo qua, 10:00 significa che durerà 10 secondi. Ultima cosa, il colore di fondo, in questo caso è nero. Se vogliamo cambiarlo, basta cliccare sulla palette dei colori e dargli un colore. Per ora lasciamolo nero, che va benissimo. Bisogna tenere conto del fatto che questo colore in realtà non esiste. Lo sfondo della composizione è comunque trasparente. Se vogliamo una composizione finale da esportare con uno sfondo colorato, dovremo aggiungere un livello del colore dello sfondo. Bene, possiamo dare l'ok e vediamo che cosa succede. Ecco, ora nella timeline è aperta la composizione
intitolata Creazione e Composizione, lo vediamo qui. Nel monitor principale compare la dimensione della composizione. Al momento è visualizzata al 50% della sua dimensione reale ed è visualizzata alla risoluzione massima. Questa scacchiera bianca e grigia è la rappresentazione grafica più comunemente usata per rappresentare la trasparenza. Se noi clicchiamo su questo pulsante qui, possiamo visualizzare come sfondo quel colore che abbiamo scelto nei settings prima, cioè il nero. Se invece preferiamo avere come sfondo la rappresentazione della trasparenza in questa scacchiera, clicchiamo di nuovo. Insomma, si alternano le due rappresentazioni dello sfondo. Bene. La composizione è aperta qua, ma la composizione stessa è stata creata ed è un oggetto presente nella finestra del progetto. E la vediamo qua su in cima. Okay? Chiudo un attimo la cartella che contiene tutto il materiale importato ed è quell'oggetto là, rappresentato da un fotogramma che contiene tre oggetti colorati. Se per caso i settings che abbiamo impostato precedentemente durante la creazione della composizione non ci andassero più bene, che ne so, la durata della composizione anziché essere 10 secondi la vogliamo portare a 5 secondi, per tornare a quei settings basta passare attraverso il menu Composition di nuovo e cliccare sulla voce Composition Settings e si riaprono i settings di prima. E quindi se volessimo portare a 5 secondi la durata, dobbiamo modificare quel 10 che compare nella finestra Duration e dare l'ok. Ora la timeline dura 5 secondi. Ok, questo è un modo di creare la composizione, diciamo quello manuale, in cui io decido manualmente le impostazioni da dare. C'è un altro sistema che spesso si usa quando si deve creare una composizione che deve avere dei settings ben precisi, identici magari alle dimensioni e alla durata di un video. Prendiamo per esempio in considerazione questo video qui, Surf, che dura, c'è scritto qua sopra, 9 secondi. Ok, se io voglio creare una composizione delle stesse caratteristiche, cioè 1920x1080, 23,976 fotogrammi al secondo e di 9 secondi e 0,1 frame, anziché passare da fare di nuovo tutte le operazioni che abbiamo fatto prima, composition, new composition, e cercare di copiare quei settings qua, si può prendere questo file e trascinarlo sull'icona qua giù delle composizioni, e questo non fa altro che automaticamente creare una composizione, guardatelo qui, con lo stesso nome del filmato, della stessa durata del filmato, e se andiamo a vedere i settings, con le stesse dimensioni, frame rate, eccetera, pixel aspect ratio del video. Ok, benissimo. Ultima cosa, se volessimo creare invece una composizione partendo da un video, ma non lo vogliamo usare tutto nella sua intera durata, cioè per esempio ho questo video qua, Golden Gate Bridge, con un doppio clic lo apro in una finestra che si chiama Footage e posso visionarlo. Ok, io questo video, che dura la bellezza di 30 secondi, non lo voglio utilizzare tutto quanto. Voglio semplicemente utilizzare il video da qui, dai 2 secondi fino a 7, per 5 secondi soltanto, da 2 a 7. Bisogna prepararlo prima. E come si fa? Si prende il cursore, lo si porta sul punto in cui si vuole far cominciare il video, qui per esempio, e si clicca su questa parentesi graffa, una specie di mark in per chi è abituato a lavorare nei software di montaggio video. Si clicca qua e vengono eliminati i primi fotogrammi e il video comincia in quel punto lì. Poi se lo si vuol far terminare a 7 secondi, per esempio porto il cursore a 7 secondi e clicco la seconda parentesi, quella di destra. Ok, ora il video dura da 2 ai 7 secondi. Benissimo. Ora se io prendo questo video come ho fatto prima e lo trascino sull'icona delle composizioni, così,
creerò una composizione con lo suo stesso nome, però della durata, ok, solo di 5 secondi e non di tutti i 30. Ok, questa è un'alternativa in più rispetto al metodo di prima. Ok, nella prossima lezione vediamo come inserire i vari elementi a disposizione qui nella finestra di progetto dentro la composizione e come gestirli. Quindi ciao e alla prossima!